Il 2018 Pietracuta inizia nel seno di Gianni Fratti con una vittoria su misura specie della Sampierana. Nel primo tempo partita equilibrata al Bindi con continui ribaltamenti di fronte, Pietracuta pericoloso ad inizio gara con questa volata di Alilai. Il numero 7 schiaccia troppo la sfera divorandosi in una limpida occasione. Al settimo duello al centrocampo vinto da Tani, quest'ultimo con questa palla sulla tre quarti avversaria, serve Francesco Fabbi che cerca il pallonetto senza inquadrare però la porta di Magnani, facendo gridare al gol il pubblico di casa. Al 34esimo Alilai chiede e ottiene l'1-2 ad Alessio Balducci, filtrante per Michelotti che in corsa e in diagonale manca di poco il bersaglio. Il pallone passa infatti sotto le gambe di Magnani ma si spegne a lato. Nel recupero del primo tempo contro il piede di Alilai che ignora Tani sulla sinistra cercando il tiro senza però inquadrare il bersaglio. A inizio ripresa Alilai lancia Tani che salta Magnani in uscita e da posizione defilata colpisce il palo. Qui vedete la disperazione ad opera del centravanti del Pietracuta. 5 minuti dopo però ancora Tani sulla sinistra, va al cross, trova la mezza rovesciata di Fratti che sblocca così il risultato. Splendida l'esecuzione del bomber rossoblu con Magnani che tocca senza evitare i gol. Il replay ci aiuta ad ammirare nuovamente la prodezza dell'attaccante in maglia numero 9. Con lo svantaggio la Sampierana reagisce e prende il pallino del gioco in mano, prove dei gol che partono dal piede caldo di Giovannetti che da calcio piazzato non inquadra il bersaglio. Pietracuta che risponde con una conclusione centrale che non crea problemi all'attento Magnani. Sul versante opposto alto calcio piazzato battuto da Giovannetti, la Sagni ci mette i pugni, raccoglie da fuori aria Braccini che alza la mira. Ma alla mezz'ora la Sagni si supera salvando il risultato su un colpo di testa in Canali servito da Manenti dopo che i compagni del reparto avanzato mancano il tapin vincente. Applausi a scena aperta per l'estremo di casa. Braccini a questo punto tenta di colpire nuovamente da calcio piazzato ma la Sagni c'è. La Sampierana insiste, cross dalla destra, colpo di testa di Lanzi, pallone alto. Solito schema da calcio piazzato, battuta questa volta i Giovannetti con difesa rossoblu che si rifugia in corner. Ma nel finale arriva lo show di Fratti che salta tra avversari, compreso il portiere, l'attaccante però calcia alto sul più bello. Su questa azione si chiude una gara giocata a viso aperto da ambedue le formazioni con il Pietracuta che porta a casa l'intera posta in paio.